Bentornati ragazzi, sono sempre io, Nino Playz. Oggi siamo di nuovo su Amazing Spider-Man per continuare la nostra avventura. E il nostro obiettivo attuale è collegare tre antenne con il dispositivo che avevamo trovato nei cosi volanti, insomma, nei reni volanti. Non l'ho preso, ok. Eccola l'antenna. Diamo la caccia all'antenna. Vai. Devo collegarle tutte e tre per avere le coordinate. Sì, ho capito. Intanto facciamone una. Il segnale funziona. Ma guarda che stronzi. Ok, mi attaccano. Io in realtà me ne potrei anche andare, però. Cioè, fargli male non mi dispiace, quindi. Così. Ok. Così. Cattiveria. Via verso la seconda antenna. Ecco, vai. E siamo a due. E mo? Ok, l'abbiamo collegato. Ci sono. Devo parlare con Alistair di quel robot e dirgli che sto dalla parte dei buoni. Ok, andiamo a casa da Connors. Vediamo, funzionerà? Funzionerà. Deve, se no è finita. Certo, non per farti fretta, ma sbrigati. Non per farti fretta, ma muovi il culo perché. Gwen, ci sei? Ma è malconcia, che cazzo di problemi ha? Stai bene? Sono stata meglio. Ma l'hanno picchiata, gli occhi neri. No, la violenza sulle manca donne. Poco. No, sbagliato. Potete resistere ancora. Per pace, ci vuole dell'acqua. No. Ci vuole dell'acqua, ha delle convulsioni e ci vuole dell'acqua. Ma che cazzo succede? Che sta succedendo? Ma come che sta succedendo? Hanno preso il dottor. Esatto, l'ha detto lei, ma era abbastanza presa, l'hai visto. Sono programmati per eliminare chiunque abbia alte percentuali di DNA ibrido. Pete, presto. Non so per quanto possiamo. L'ha chiamato Pete in un laboratorio in quarantena dove tutti sono vicino a te. Fuori di lì. Quindi hai appena smascherato la mia identità a tutti. Grazie, stronza. Ok. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Un succo di mirtillo. Sì, sì, è questo, succo di mirtillo, la prossima. Grazie, è che me l'aspettavo più futuristico. Futuristico, ci volevi le luci e lo volevi ologramma, magico. Ma ho simulato l'effetto al computer. Dovrebbe funzionare, ma ha detto bene, con una sicurezza, guarda. Va bene, abbiamo l'antidoto, adesso dobbiamo andare alla Oscorp. Pure ibridi. Vi faccio vedere una cosa figa prima di andare in missione. Capaci. Allora, inseguimento della polizia, in cui io sono su una macchina della polizia, dobbiamo prendere i malfattori. Ora un po' di car surfing. Intanto schiviamo i proiettili del fucile a pompa e riempiamo di ragnatela il parabrezza. Guarda che bello. E poi mi acceco e magicamente la macchina è piazzata. Tada! Inseguimento della velocità completato. Comunque torniamo alla missione, ovvero invitarci alla Oscorp. Entra nella Oscorp, poi fa tutto lui, buono. C'è del vetro rotto e dello schifo attaccato, ma va bene. Peter, dove sei? E dove sono? Sono qui. Ovviamente. Dove sono? Sono qui. Ok, questi ce l'hanno con me, ma io arrivo e li porto sul tetto. Hop. Che è sta roba? Ah, la scossa! Ma siete stronzi. Hai le ore con Spider-Man? Fermo lì, amico. Mi hanno dato la scossa tutto al culo. Ora ti farò male. Ah, buona sapere. Ok, devo rompere sto coso. E posso passare, perché c'erano delle barriere di ologrammi che mi. Non mi facevano passare. La gente qui se mena! Ottimo! A due, yuhu! Con me. Ora basta voi due. Ok, fatto. C'è nessun altro? Immagina un po'. Ora immagina c'è la città di 400. Minusca, certo. Qua? Oscorp. Oh sì, indovinato. Si chiede, ti puoi
mio. Vieni con me. Attenzione, è qui in giro. Eccolo là. Ma come? Ma mi ha visto. Ma è bravissimo. Non posso crederci, che stupido. Prendiamo quest'altro. Ora una doccia. Mi ha fatto toc toc col piede. Credimi, non avrei voluto. Ah, questo farà male. Giù. Ok, ne arrivano altri. Ah no, ascensore. Perché Norman Osborn vuole Spider-Man vivo? Che cacchio? Sforzati quanto vuoi, tanto qui non entri. Mi è arrivato un attacco a caso da una chela. Che cos'è? Questo è veleno, può essere che questo è Scorpio. Questa malma, essendo verde, indica veleno nei giochi. A volte il viola utilizzano, però. Ehi, cercate il tuo condotto! Ok, mi aveva preso. Cercate il tuo condotto. Questo è tuo ormai. Ok, siamo qui. Dobbiamo distruggere altre barriere. Ah, devo tirarglieli. Che figata. Si è rotto. Dov'è l'altro? Ah. Boom. Ok. Oh mio Dio, quelli hanno i mitragliatori quelli grossi. E questo è Scorpio davvero, anche se non come me lo ricordavo io. Ho una medicina per te, ma non credo che piacerà. Oh, quelli sparano. È il momento di levarsi dal cazzo. Via, via, via. Guarda, io mi metterei qui. Farei così. Corri finché vuoi. Intanto questo l'ho preso. È il tuo turno. Ma non sulla malma. Ok. Questi sono i capo. Distruggi la torretta. Boom. Qui ci sono le torrette. Allora intanto cominciamo a distruggerle. Danno fastidio dopo. Oh. Ce n'è un'altra. Allora interagiamo. Apriamo la porta. Qui. Dai. Ok, di qui già ci siamo passati tipo due episodi fa. Olè. Non ci sta nessuno. E invece Gwen. Poteva andare molto meglio. Ma ok, abbiamo l'antidoto. L'ero certa. Come? Con tutto il rispetto, ha presente il motto prima le signore? Esatto. Questo siero va usato su... Quindi Connors ha scatenato questo incubo e ora si riscatta. Ma no, veramente non è stato lui. Mi sono scappati a voi gli ibridi. Però non mi dia che lo butti a terra perché... Si direbbe che stia cercando di strapparmi la Oscorp. Ma che cazzo di problemi hai? Non permetterò che tu faccia da cavia, Gwen. Mia bella Gwen. Ehi. Chi conosce l'effetto del siero? Se qualcuno deve rischiare, sarò io. Su questo sono d'accordo, potessi morire. Se funziona... Però... Già, così lui si cura e affanculo gli altri. È furbo lo stronzo. Così, ci devi morire. Che sta succedendo? Che cosa hai fatto? Ah, che succede? Questa è la cura. Ah, le gambe. Le mie gambe. Oh oh, non può camminare più. Ce ne sono troppi. Cosa? Ma così mi abbracciano? Senza manco chiedere. Ah, via, via, prima che scoppi. Sono tipo i Cybermen con gli anco. Via. Dite, giro in tondo. A malapena. Gwen, stai bene? Giro in tondo, mi annoio. Potrei stare meglio. Ascolta, posso aiutarti con la porta, ma ci vorrà un po', ok. Vuoi sentirmi? Resisti, figlio. Aia. Ma così non vale. Mi hanno ucciso. Cioè, io sto scappando come un fatto. Ok, mi ha aperto la porta. No, no! Dai, mi aveva aperto la porta! Ok, mi ha aperto la porta.
E io me ne vado subito. Ciao. Mi hanno colpito, ma almeno non sono morto. Ok, sono tornato al laboratorio. No, questi mi sa che sono ostili. E allora i due distributori di bibite. Auguri con quella roba. Amici. Oh. Perché non ci riprovo? Prima tu e poi tu. Sei la parte della battuta era. Ok, questi sono armati. Non vorrei dire io che sono là. Li sconfiggiamo tutti. Aia. Ok, fatto. Mi hanno aperto la porta. E qui un grande stanzone, immagino che Scorpio si fa vedere. Eccolo. Stai calmo. Affronta Scorpione. E le ragnatele non le sento, lo picchiamo. E quindi 1, 2, 3. Ok, questo è un altro attacco. E colpo coda. Che è? Stai calmo. Ok, fatto. È scomparso, no? Aia. Oh. Ok, 1, 2, 3. Via. Ma l'avevo schivata, io premo in tempo. Ecco, l'ho sconfitto. Boom, mamma mia. Così, fagli spaccare tutto, tanto lui si fa male. Ecco. Così. Alla fine mi servirà un bel massaggio. Perfetto. Con due ragnatele siamo a posto. Immagino che ci sia qualcuno che riesce a ignorare tutto e a fare il duro. Ma ok, io non lui è a posto. Questi. Abbiamo sconfitto Scorpione. Penso non che me ne devo andare. Così. Volo. L'antidoto di Connors doveva salvarli. L'antidoto di Connors doveva salvarli. Non storpiarli. L'avrà fatta apposta. Sta bene, non lo so. Devo parlare con lui adesso. Adesso, quanta fretta. Vedi cosa succede. Casino. Ma cosa? Che cazzo è? Peggio incubi i parti metallici, però. Quindi. Ok, amico. Se vuoi spaventarmi, ci sei riuscito. Dobbiamo sconfiggere. È un serpentone meccanico che si infila nella città così, niente forse. Sconfiggi il robot. Ecco, devo sparare lì. Ok, mamma mia. Ho fatto danno. Ci ho fatto male, amico. Dai, vieni fuori. Mamma mia, ho schivata. Vero? Che cosa sta facendo? Ok, colpiamo qui. Boom! Ok, un altro punto dove sparare la legnatela. E cado io tranquillo. Ok, schivo. Questo non mi ha preso. E qua. Boom! Un altro pezzo è andato. Che poi è bello che non lasci neanche i buchi a terra. Aereo non in questo momento. Tutta la fine, la fine. Salva l'elicottero. Non mi colpito, che cazzo fai il reportage mentre c'è minacce non di tutta una città. Vai a cagare, puttana. Sembra che Spider-Man stia cavalcando il robot. Dove saranno diretti? Non che lo sto cavalcando, lui sta andando a schiantarsi verso il palazzo. Io con due ragnatele ho attraversato un palazzo e ci sto andando a ricadere sopra. No. Salve. Quanto sei simpatico. Devo sconfiggere. Mio Dio. Stai calmo, buono. Niente, le ragnatele non servono a niente in questo momento. Schivato, camminando. Schiva. Colpo di ragno. Ok, devo stare stupido. Vai. Ce l'ho fatta? Ok, io l'ho estratto per poi scagliare il mondo, fargli del male. Buono, però almeno è andato. Salto.
permanente ragnatele, no, salto. Salto. Vabbè, a posto così, non c'è bisogno che... Schivo. Di nuovo, stessa cosa immagino. Sì. Allora, vieni qua. Ah, io devo proprio... Non solo ammaccare, ma proprio farlo... ingoiare. Siamo a 2, sì, non sai che t'arrabbi. Non sei complicato come pensavo. Che cos'è? Ho schivato. Mi ricorda... Octopus, il dottor Octavio. Però, aia. Quindi. Oh, finalmente. Spero che 3 colpi bastino, perché veramente mi sono rotto un po' il pene. Boom. A posto? Che è? Mi sta risucchiando. L'antenna. Dai. Dai. Tutto il costume è andato. Vabbè. Come finirà mi sembra ovvio. Che babbi lontani. Come finirà. A posto, dai. Torna al tuo appartamento. E dopo aver sconfitto il cazzo di ragno polpo enorme meccanico, direi di chiudere vai, qui vai. L'episodio so che hai da fare, ma senti qua. Devi stare zitta, io ti odio. Stavo chiudendo il video e mi hai interrotto, puttana. A posto? Avete smesso di dire cazzate? Comunque, stavo dicendo, questo episodio finisce qui. Noi ci vediamo in un prossimo episodio per andare a chiedere spiegazioni a Connors nel nostro appartamento. E niente, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, in descrizione trovate tutti i miei social, ciao ragazzi!